Amici di Armitiro, quella di cui vi vogliamo parlare in questa occasione è una delle più ghiotte novità che sono apparse sul mercato italiano. Infatti la distribuzione nelle armerie risale veramente a pochissimi giorni fa. Parliamo della pistola semiautomatica Stöger STR9L calibro 9x21. Come mai è una novità così ghiotta? Beh, innanzitutto perché è sempre interessante quando esce sul mercato italiano una semiautomatica che appartiene al gruppo Beretta, come è il caso del marchio Stöger che appartiene a Beretta Holding. In secondo luogo perché si parla di un prezzo molto 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 interessante, cioè di 429 euro al pubblico, IVA inclusa. Si tratta ovviamente di una semiautomatica con fusto polimerico, percussione con percussore lanciato, quindi cosiddetta striker fired, come è adesso di moda. Funziona con una chiusura geometrica a canna oscillante, anch'essa ormai ubiquitaria in tutto il mercato. Praticamente, comunque, nonostante si tratti di una low cost, ha un'ottima lavorazione di elevata qualità, materiali di primo ordine, una finitura nitrurata estremamente resistente e alcune caratteristiche piuttosto interessanti. L'archetipo generale, come i più esperti tra voi sicuramente avranno già notato, si rifà allo schema meccanico della Glock e tante sono le soluzioni che possono ricordare le semiautomatiche austriache, in particolare per quello che riguarda le generazioni 3 e 4. Di diverso c'è sicuramente la differente sagomatura del ponticello, che nella parte inferiore è ancora più scavato nella parte, diciamo, che corrisponde al dito medio, consentendo così un'impugnatura particolarmente bassa e di conseguenza un miglior controllo del rilevamento. L'impugnatura risulta particolarmente sottile grazie all'utilizzo di caricatori che sono completamente metallici e non hanno quindi esoscheletro in plastica. I caricatori hanno la capacità di 15 colpi. I dorsalini sono intercambiabili e, oltre a coprire la parte posteriore dell'impugnatura, si prolungano anche leggermente sui fianchi. Come si può notare, c'è una finitura estremamente grippante a buccia d'arancia sui lati e sulla parte anteriore, mentre nella parte posteriore c'è una zigrinatura convenzionale. Molto interessante anche il design delle unghiature di presa, che sono riportate nella parte posteriore e nella parte anteriore. Le mire sono piuttosto rilevate, quindi garantiscono un'eccellente collimazione, innestate a coda di rondine entrambe e dotate di puntini bianchi per la collimazione istintiva. Come si può notare, anche per quello che riguarda il parco sicure, ci si rifà all'archetipo ormai classico per questo tipo di armi, quindi una sicura automatica sul grilletto che impedisce lo sparo se il grilletto non è effettivamente premuto, sicura automatica al percussore ovviamente. C'è un elemento distintivo di quest'arma che è l'indicatore visivo e tattile di colpo in canna, che è disgiunto dall'estrattore ed è posizionato sulla sommità del carrello. Come si può notare, il design è estremamente moderno e possiamo assicurarvi che l'impugnatura è estremamente confortevole. Lo scatto ovviamente è in semidoppiazione e lo sforzo di trazione è di circa 3 kg. Distribuiti su una precorsa abbastanza breve, piuttosto fluida, e un secondo tempo un pochino più, diciamo, sostenuto nel peso, però la corsa è abbastanza pulita. Il reset è di circa 4 mm, non siamo ai minimi della categoria, ma è comunque un valore piuttosto buono. È da rimarcare che, a fronte di quello che è il prezzo di vendita, quindi piuttosto contenuto, la dotazione è decisamente lussureggiante. Abbiamo ovviamente il libretto di istruzioni, un lucchetto per mettere in sicurezza l'arma da fuoco quando non è in uso, due dorsalini intercambiabili, un caricatore di ricambio e addirittura un carichino. Si può parlare quindi effettivamente di una dotazione notevole, il tutto contenuto in una valigetta rigida con interno in schiuma. Non resta che vedere come spara. Thank you.
Questa è una rosata che abbiamo ottenuto alla distanza di 15 metri con munizioni GECO Full Metal Jacket 124 grani. Come si può notare, i risultati sono assolutamente in linea con quello che sono in grado di fare le più diffuse semiautomatiche europee e statunitensi della stessa categoria. Qual è allora il trucco, se ce n'è uno, che consente alla Steger di costare così poco? Beh, indubbiamente il fatto, innanzitutto, che sia prodotta da un'azienda turca, che indubbiamente ha un costo della manodopera inferiore rispetto a quello che può essere il mercato, tra virgolette, occidentale. Poi, sicuramente, c'è il fatto che la pistola, per esempio, diversamente a quello che succede con Glock, piuttosto che altri produttori, è disponibile soltanto in un calibro, cioè il 9 mm, con evidenti economie di scala, quindi, per quello che riguarda l'assortimento, il magazzino e tutto quanto. Era uno solo anche l'allestimento, cioè questo con una canna di 106 mm, che viene considerato full size. Diciamo era perché all'inizio di quest'anno sul mercato statunitense ha debuttato anche la versione compact, quindi con la canna leggermente più corta, che però al momento non è ancora disponibile sul mercato italiano. Niente di fantascientifico, quindi niente di così strano o arcano o sospetto. L'arma è ben realizzata, ha un'impugnatura veramente eccellente, spara molto bene e per il prezzo al quale è proposta nelle armerie italiane e la dotazione di vendita, rischia seriamente di diventare un best seller.